Ciao a tutti, oggi vi faccio un video sulla silhouette alta e per farvi vedere i nuovi filamenti che ha Simone nel sito creativamenteplotter.it. Non sono filamenti originali silhouette, ma un'altra marca di cui sono molto validi e molto belli. Io in questi giorni ho fatto delle prove e quello che ne è uscito mi piace molto. Vi faccio anche il video perché con questi filamenti dobbiamo crearci i nostri profili. Non sono quelli che trovate di default nella silhouette 3D. Per esempio, se andiamo a vedere in questa finestrella, vediamo che abbiamo quello di default standard, diciamo, qualità alta e qualità, diciamo, bossa, molto ma molto blanda. Logicamente questo consumerà molto meno filamento che quello di alta qualità. Io ho provato a fare anche quello standard, ma comunque mi piace sempre questo, questa qualità qui, anche se ci mette più tempo. Come detto, ci dobbiamo creare i nostri profili. Vedete qui, io l'ho poi rinominato filamento non originale. Ora vi faccio vedere come fare per come settare i nuovi filamenti, almeno come ho fatto io in questi giorni. Ho fatto gli esperimenti, magari c'è un altro modo, però io sono riuscita a fare così. Poi dopo vedremo come ricalibrare, perché come sapete la macchina 3D non è che fate la calibrazione la prima volta e poi basta. No, assolutamente. Dobbiamo ogni tanto ricalibrarla. Vi faccio vedere come settare i nuovi filamenti. Poi vi faccio vedere nel video, nell'altro video, dove farò vedere il funzionamento della macchina, anche di quale filamento sto parlando. Quindi per i nuovi filamenti io ho fatto in questa maniera. Per esempio, ho preso lo standard, ho cliccato qua e mettiamo standard anche qua. Vedete che nella prima facciata abbiamo per le temperature. Quindi cosa dobbiamo mettere? In questo caso io metterò 195. Perché 195? Dovete mettere nei nuovi filamenti che vi arriveranno, c'è delle info di come mettere sia la temperatura e altre funzioni. Allora, io da quello che ho capito, quindi dobbiamo mettere, io ho messo 195 di temperatura, ho lasciato qui le cose come erano, sono andata in questa nell'ultima opzione e qui invece di 4 ho messo 2. Oddio, scusate, 2, e ho lasciato tutte le altre impostazioni in questo modo. Poi ho fatto salvare e qui ho dato il nome di filamento non originale. In questo caso abbiamo settato per la standard. Ora, io l'ho già fatta, vogliamo provare a settare per la qualità alta. Quindi mettendo qualità alta della PLA originale, poi dopo noi cambieremo dei valori e quindi dovremo salvare il nostro profilo. Nella qualità alta, come vedete, qui abbiamo estrusione 3 e dobbiamo sempre mettere 2. In questo caso io ho messo 2, poi
Se sbaglio, correggetemi, perché come ho detto ho fatto anch'io le prove e nessuno mi ha detto quali parametri cambiare, se non che quelli che è scritto sulla scatola. Io ho provato a fare qualità alta e ho messo sempre 2, ho lasciato sempre, ho messo sempre il valore 195, ho fatto salvare e io qui faccio filamento non origine e metto alto, barra alto faccio, perché vuol dire che è una risoluzione più alta, e faccio ok. Ora andiamo a vedere. I nostri standard ci sono rimasti e abbiamo aggiunto un altro profilo. Ok, detto questo, proviamo a stampare, ma come ho detto, prima di tutto dobbiamo calibrare, quindi ci vediamo nell'altra videata e vi faccio vedere anche il tipo di filamento che andrò a usare. Bene. Ora siamo nell'altra postazione, vi faccio vedere quali sono i filamenti non originali Silhouette. Mi raccomando, dobbiamo sempre, sempre ogni tanto fare la calibrazione. Diciamo che comunque tutte le volte che inizio un lavoro io controllo, perché mi è successo che dopo aver fatto 2 lavori era da ricalibrare, quindi io vi consiglio comunque di fare attenzione e guardare se la calibrazione è ancora ok. Dopo vi faccio vedere anche una calibrazione diciamo veloce, perché ve l'ho già fatto vedere nell'altro video. Ora vi faccio vedere quali sono i filamenti. Io ne ho presi 4, di cui questo che è color argento, questo che è fluo, poi ho quello che ho nella macchina in alto, non so se lo vedete, questo è glitterato, e poi c'è questo che è questo qua, che è ancora nella scatola ed è color alluminio. A voi quando fate l'ordine da Creativamente Plotter vi arriva in queste scatole così. Qui dietro vedete che abbiamo una targhetta che poi è anche dentro nel filamento, e qui vi dice come creare il profilo. Dobbiamo mettere 1,75 come larghezza del filo, che è questo. Qui vi dice quanto pesa. Qui dobbiamo mettere dobbiamo riscaldare a 195, massimo 2,15. Quindi mi raccomando, dopo come vi ho fatto vedere, se dobbiamo settare in questa maniera qua. Il piatto deve essere sui 30, qui vi dice che è fatto in Italia, e qui è l'articolo. Questo lo trovate sul sito creativamenteplotter.it, poi vi metto il link nell'info box. E ora partiamo. Allora, abbiamo detto che per prima cosa dobbiamo fare la calibrazione per vedere se è tutto ok. Quindi, e sapete che per calibrare sono i 3 punti, questa, c'è questa vita qua sotto, ora vi faccio vedere, non so se la vedete. Quindi per calibrare la parte sinistra dobbiamo andare in questa vita qua, per calibrare la parte destra in questa vita qua, e
Infine quella centrale che è, vedete là, vedete? Ora facciamo la calibrazione, quindi io accendo la mia silhouette, mi alta, e dal software, ora ve lo faccio vedere così, per non stare, vediamo se spostiamo un po' l'alta, vediamo se riusciamo a vedere bene. Ok, andiamo in 3D print, che poi, come ho detto, scusate, come ho detto, vi ho fatto vedere poi anche nell'altro video, quindi è la stessa identica operazione. Io però ve la rifaccio vedere. Qui clicchiamo questa per iniziare la calibrazione. Prendiamo il nostro foglio tagliato a metà, lo posizioniamo nella stampante e diamo start e vediamo se i punti sono tutti uguali. Vi ricordo che il foglio deve scorrere, diciamo, deve fare un po' di attrito, poco, ma deve scorrere bene. In questo caso mi sembra molto lento, quindi dovremo mettere sulla nostra sinistra Hiasi, poi dopo ve lo faccio vedere. Oddio, scusate, qui anche questo mi sembra un po' lentino. E vediamo infine l'ultimo. E l'ultimo, io sento che fa appena appena un po' di attrito, ma scorre benissimo, quindi io lascerei normale. Ricordatevi che deve sempre tornare prima in posizione, prima di fare qualsiasi intervento. E ora dal software, vi ricordate, ho detto che a sinistra, qui, a sinistra era lento, idem a destra, e in alto invece per me era normale. Facciamo next. Ora vi dice per stringere un pochettino dobbiamo girare di 30 gradi in senso antiorario, quindi con la nostra brugola, questa, giriamo quella, vedete il punto che è quello a sinistra, ve lo fa vedere qua per non sbagliarvi. Quindi giriamo di 30 gradi questa in senso antiorario, quindi dobbiamo andare da destra a sinistra, da sinistra a destra, scusate. Quindi metto la mia brugola. E giro di 30 gradi. Ora faccio il test, vediamo se va bene. È ancora lento, quindi io aspetto che torni nella sua posizione. Ok, ora sento che fa un leggero attrito, ma vedete scorre bene, quindi metto normale, aspetto che torni in alto.
e dal software faccio normale, ok? E faccio normale. Ora do next. Nell'altro mi dice che anche nel punto destra è largo, quindi devo sempre girare 30 gradi in senso antiorario. Perché è normale. Ora faccio next. Nel punto centrale era già normale, quindi faccio next. E qui mi dice che è finito. Come sapete, dobbiamo riprovare e rifare tutta questa procedura. E se vediamo che il foglio scorre bene in ugual parte in tutti e tre i punti, possiamo procedere al nostro lavoro. Quindi io adesso lo faccio e non vi faccio vedere perché altrimenti verrebbe ancora più lungo. Poi dopo vi faccio vedere come si infila la macchina per fare il nostro lavoro. Ah, vi volevo fare vedere le prove che io ho fatto. Ho fatto questo. E che è, scusate, questo qua, che è, l'ho fatto con quello arancione e quello fluo. Vedete? Adesso c'è molta luce e si fa fatica a vedere. Questo l'ho fatto, vedete, in qualità standard ed è mi è venuto un po' così. E avevo creato il profilo da quello che c'era della Silhouette Cameo originale standard e poi ho cambiato le opzioni. Mentre questo l'ho fatto con quello glitterato, adesso si vede poco ma è glitterato, e questo l'ho fatto con l'opzione alta ed è venuto perfetto. Questo è una graffetta dove inserire i fogli qua e questi due disegni li ho presi dal software che li danno in dotazione quando acquisti la silhouette alta. Ora vi faccio vedere come si infila la macchina. Quindi ora porto su il mio la mia telecamera e vi faccio vedere, sposto, allora qui questo è il filo, va inserito, scusate adesso mi taglio perché qui, una cosa che mi raccomando, tutte le volte che finite il lavoro, mi raccomando, toglietelo dalla macchina. Qui c'è il tubicino che è comunque in dotazione, infiliamo nel tubicino, no, anzi scusate, prima infiliamo nella guida questa, poi infiliamo nel tubicino in questo modo. Ora vi faccio vedere, ecco, qui abbiamo, se vedete, un'altra guida, un buco dove andrà infilato. Qui lo facciamo uscire un po', lo inseriamo tenendo premuto in alto la clip,
in modo che il filo entri bene nella guida, dentro, mi raccomando, e infilate anche un po' il tubicino, vedete? Il tubicino deve essere ben stretto. Ok, fatto questo, ritorniamo. Ora vediamo che il filo scenderà dal tubicino trasparente. Dobbiamo andare nel software. Spostiamo un attimo. Andiamo nel software. Faccio vedere. Allora, andiamo da quest'icona qua. Clicchiamo. E qui vediamo, questa è per un load filament, vuol dire che per toglierlo, mentre load filament vi dice per andare avanti. Cliccando sopra a queste figure, io in questo caso devo infilarla, quindi vedete se andiamo qui, vi fa vedere come. Quello che vi ho già detto io poco fa, fa vedere dove mettere il filo, se diamo next, vi fa vedere, vedete la guida, dove mettere, vedete il filo e tenere premuto o in alto e facciamo load. Ok, ora vedete, va in posizione. Ora il filo scenderà, dovete dare tempo di scaldarsi un attimino, quindi ci vuole un pochettino e poi ora vediamo che il filo sta scendendo, vedete state attenti dalla gommina, vedete? Si va a posizionare, ora ne farà fuoriuscire un pochettino. In modo che sarà pronto già l'ugello quando andremo a iniziare il nostro lavoro. Vedete? Ok, ora siamo nella nostra libreria. Per avere questo, se non la vedete, vi dovete loggare dal di qua. Vedete, se cliccate qui e vi loggate. Questa, come vedete, è la libreria che abbiamo anche in Studio Design per la Cameo 3. In più abbiamo questa cartella qua. Che questa è la cartella che ci viene messa con i disegni free logicamente in dotazione quando registriamo la nostra alta. Quindi se la andiamo ad aprire, vedrete che ci sono tutti i disegni che ci mette gratuitamente. Però ho fatto anche dei disegni miei o che ho scaricato da internet e l'ho messa in questa cartella qua. E vedete, questi sono tutti i lavori che ho fatto io per Loris. E qui ci sono dei disegni che ho scaricato da internet, ce ne sono non originali e altri originali che ho scaricato proprio da Silhouette America. Bene, detto questo, noi potremmo aprire e importare qualsiasi tipo di disegno. Ora, per farvi vedere, per fare presto, farò un lavoro già che abbiamo qua nella nostra libreria. Poi vi farò più avanti un altro video. E ci creeremo un nostro disegno per poi lavorarlo con l'alta. Premetto, si può creare con qualsiasi programma di grafica,
e anche programmi tridimensionali. Poi dopo li importiamo sempre dal file importa e lo mettiamo nel nostro software qui. Però ora, come ho detto, per fare presto, ci sceglieremo un disegno dalla nostra libreria, andremo proprio in questa alta e ci scegliamo qualcosa per cui fare presto, per esempio questo fiore, facciamo un pochettino più grande, andiamo in 3D print e vediamo qui quanto tempo ci vuole, vedete 18 minuti e 17 con il nostro profilo. Se fosse lo standard, là vedete che sarebbe molto meno il tempo, mentre invece con il nostro profilo io faccio quello alto in modo da avere una risoluzione abbastanza buona e qui ci mette appunto 18 minuti e 17, qui invece è il filo che consuma. Ora se diamo print. Adesso lo farò, poi vi farò vedere come si posiziona la macchina. Non lo faccio adesso perché dobbiamo andare dall'altra parte. Ok, ora iniziamo a lavorare con la stampante 3D, quindi dal software do print. Ora l'ugello si posizionerà vicino al piatto, qua, poi farà fuoriuscire un po' di filamento per prepararlo alla stampa. Io vi farò vedere soltanto un pezzettino, poi lo manderò in fretta e vi farò vedere a lavoro ultimato. Adesso aspettiamo che raggiunga la temperatura ed ecco che sta iniziando poco, non so se si vede adesso, ma vedete un attimo e si vedrà bene. Ecco qua, vedete? Ora si prepara la stampa. Ecco qua, abbiamo il nostro fiore, non è molto alto perché per fare prima vi ho fatto vedere che non lo facevo esageratamente alto, però è venuto benissimo e
è luccica, forse qui si vede poco. Bene, ora che abbiamo fatto questo, dobbiamo, come ho detto, togliere il filo dentro la macchina. Qui, vedete, lo dobbiamo togliere. Ok, come facciamo? Andiamo dal software. Software qua, andiamo dove c'è il filamento, vedete qua, e clicchiamo un load, poi qua, e ora vedremo che il filamento torna su. Prima di tutto ne rilascerò un pochettino per pulire l'ugello. Scusate, vedete? E adesso vedete che torna su, ma vedete di qua esce e qui è uscito. Vedete? Bene. Fatto questo, detto questo, spero che il video sia stato abbastanza chiaro. Vedete, questo era quello che avevo fatto prima ed era più alto che del fiore, ma questo è stato solo per farvi vedere come settare il nuovo filamento. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e ciao!